Ragazzi, oggi un video stra importante. Parliamo del futuro del calcio, un cambiamento che è epocale. Se dovesse essere confermato, così come da indiscrezioni uscite ieri sul giornale spagnolo COPE, di che cosa parliamo? Parliamo della Superlega. Vi ricordate ai tempi di Football Leaks? Noi ne avevamo già parlato anche su questo canale. Ecco, la Superlega è un campionato che dovrebbe andare a sostituire interamente la Champions League, così come oggi noi la conosciamo. E in più dovrebbe andare a prendere un ruolo centrale, cioè dovrebbe andare a spostare i campionati nazionali ad un ruolo secondario, relegandoli all'infrasettimanale. Quindi parliamo effettivamente di una Lega, non parliamo più di una competizione così come la conosciamo oggi della Champions League. Le norme, ragazzi, e tutto il regolamento chiaramente ancora non è stato stabilito, perché parliamo di accordi di massima, ci saranno poi degli incontri ad oggi, ma da quello che trapela dovrebbero esserci delle partite il fine settimana, il sabato e la domenica, giocate alle 21, quindi con un'importanza colossale. Ci sono tantissime considerazioni da dover fare, ragazzi, tantissime, e in questo video le faremo dal punto di vista economico-finanziario, come si è arrivati a questa Superlega, quali club sono inclusi, e vi dico che c'è la Roma tra i club fondatori, tra i 16 club fondatori. Vorrei fare un discorso paragonandola per esempio a Napoli, ma anche ad altre squadre italiane, e veramente è un cambio epocale se pensiamo che i club, appunto, come vi ho detto, i campionati nazionali è come se fossero dei campionati secondari. Allora, andiamo un attimino con calma. Come si è arrivati innanzitutto a questa Superlega? Stiamo parlando di un sistema calcio che ha visto negli ultimi anni la perdita di competitività all'interno dei campionati. Ve l'ho detto in tantissimi video, in molti mi hanno preso in giro, in molti mi hanno detto che sono dei cicli, quelli di Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, con degli exploit Borussia Dortmund, del Paris Saint-Germain, e qui mi si dice, ma il Monaco ha vinto, sono exploit. Cioè, la tendenza è quella dei top club sempre più potenti. Il discorso qual era? Era legato al financial fair play. Se vi ricordate, io vi avevo fatto, nel famoso primo teorema del tattico, un discorso semplice. Il financial fair play ha messo a posto i conti dal punto di vista finanziario ed economico, ed il suo obiettivo l'ha raggiunto. Ma al tempo stesso un danno collaterale è stata la perdita di competitività all'interno dei campionati. Cioè, le squadre con un brand forte sono sempre più forti perché hanno la possibilità di reinvestire un ammontare superiore, di avere un moltiplicatore di ritorno di ricavi sicuramente superiore. Perché? Perché se lo stesso investimento lo fa Sassuolo Calcio in Cina, ha una portata ed un ritorno diverso che se lo fa la Juventus in Cina, perché se il cinese vede lo stemma del Sassuolo non sa neanche di cosa stiamo parlando. Se vede lo stemma della Juventus, capisce che è una squadra di calcio blasonata italiana, si compra la maglietta. Questo è il discorso del brand, che è fondamentale. Cioè, non possiamo parlare di calcio al giorno d'oggi senza capire che il brand e i social network sono il cuore dell'economia dei club di calcio attuali. Quindi questo è il discorso. Adesso, queste indiscrezioni, ragazzi, erano già. Si era già parlato della Superlega ai tempi di Football Leaks. Andrea Agnelli, infatti, sembrava stare in pressione su Ceferin, no? Che è l'attuale presidente dell'UEFA. Agnelli è il presidente dell'ECA, che è l'associazione dei club europei. Agnelli stava premendo per questa Superlega, al che si pensava che Ceferin temesse veramente che i top club europei creassero una loro Superlega, e quindi c'era già nell'aria questa idea di una Superlega, di una Lega che potesse andare a sostituire la Champions League. Innanzitutto, ragazzi, qui c'è una considerazione da dover fare. Evidentemente, ragazzi, evidentemente i top club europei, che tra l'altro hanno preso più potere della stessa organizzazione, pensate, quanta forza hanno assunto, cioè i top club europei sono più forti della stessa UEFA con cui insomma giocavano, no? Quindi i top club europei hanno fatto una considerazione: questa Champions League
non sta sfruttando, non sta rendendo come potrebbe rendere. Sicuramente questo è il punto base, perché se rendesse, se distribuisse i soldi che i top club europei ritenessero corretti, evidentemente non si sarebbe neanche cercato un altro format. Quindi Agnelli, presidente della Barcellona, Real Madrid, si sono seduti e hanno detto: questa Champions League non sta funzionando come potrebbe funzionare. Studiamo un campionato diverso. Ci si è messi a tavolino e hanno individuato un campionato con i 16 club fondatori ed altri club che potrebbero partecipare, a 32 squadre. Vi ho detto, sono indiscrezioni, il regolamento andrà confermato, ma i 16 club fondatori, ragazzi, includono la Roma. Ovviamente, ragazzi, mi soffermo sulla Roma perché sono tifoso della Roma e soprattutto ho parlato molto di Roma in termini entusiasti della società, del lavoro della società, perché è innegabile, ragazzi, ve lo dico sempre, che all'inizio degli anni 2000 i club inglesi hanno fatto una scelta. Hanno detto: non voglio vincere oggi, non voglio essere dominante oggi. Nel 98, 99, 2000, 2001, 2002, fino al 2006, ragazzi, i club italiani erano dominanti. I club inglesi hanno detto: non voglio essere dominante oggi, voglio investire in strutture, voglio investire in brand, in merchandising, voglio crescere anche dopo. Hanno detto in social network, sono arrivati ancora prima sui social network rispetto a molti club italiani. Hanno fatto delle scelte proiettate al futuro e adesso stanno raccogliendo i frutti in Premier League. Hanno una lega che fattura 3 volte quanto quella italiana. Noi in Italia siamo sempre concentrati con i paraocchi a quello che accade oggi. Per questo io vi dico, la società Roma è una società moderna, come è moderna Suning. Ho anche parlato bene di Suning, perché sono società che puntano alla valorizzazione e alla forza del brand. Che cosa è il brand? Per farla semplice, per ritornare su questo discorso, diciamo, in alcuni casi è il blasone, ragazzi, come può essere per esempio per il Milan e per la Juve, ma il brand va rafforzato, il brand va rinvigorito, lo devi veramente nutrire questo brand e devi farlo crescere. Ad oggi, ragazzi, il brand si sviluppa principalmente con i social network, andando a colpire dei mercati che non sono quello italiano, che è un mercato veramente insignificante a livello mondiale, ma i mercati importanti, cioè i mercati asiatici, il mercato sudamericano, il mercato degli Stati Uniti e del Canada, no? Parliamo di mercati che devono essere aggrediti, come si fa con i social network. La Roma, per esempio, ha dei fenomeni soprattutto sull'account Twitter inglese. Mi sembra in alcune classifiche era nella top 3 mondiale, cioè parliamo di veramente di fenomeni di fiori all'occhiello a livello mondiale nella valorizzazione del brand. A livello nazionale vi dico che la Roma è tra i club migliori, secondo me anche migliore della Juventus. Non è molto forte su Instagram, ma è molto forte su Twitter. Ci sono tanti ragionamenti da dover fare, ma che cosa significa valorizzare e fare un post che poi viene ricondiviso, ragazzi? Cioè, se voi fate un post in inglese che viene retweetato da altri account con milioni di follower in Asia, in Australia, in altri paesi, cioè ci sono dei potenziali clienti che stanno acquisendo informazioni sul brand Roma. Che cosa è il brand Roma? Cosa fa la Roma? Chi è la Roma? Un po' di storia della Roma, il fascino comunque di una città gloriosa. Qualsiasi tipo di cosa può essere connesso a questo discorso ti fa salire la potenza del brand. E succede oggi che cosa? Che tra i 16 club fondatori di questa Superlega è inclusa la Roma. Vi leggo gli altri club fondatori, ragazzi. Parliamo di Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e l'inglese Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United e Liverpool, oltre ovviamente alle 4 italiane, Juventus, Inter, Milan e Napoli. Scusate, Roma, ho detto Napoli come un lapsus perché vi stavo facendo adesso un discorso collegato a Napoli, un discorso che vorrei fare più organico anche considerando i bilanci. Il Napoli dal punto di vista sportivo ha fatto dei miracoli negli ultimi 7 anni, ma è una società, vi ho sempre detto, che guarda al passato, o meglio guarda al presente, ma non sta guardando al futuro. Cioè il Napoli, forse anche per una mentalità del presidente che è molto, molto italiana in questo, ragazzi, non si sta guardando allo sviluppo in ottica futura. È chiaro, ragazzi, che puoi fare questi discorsi a chi vede in campo il Napoli che gioca a un calcio stellare, chi vede in campo la Roma che sembrano degli scappati di casa, è complicato. Ma veramente, ragazzi,
dovete credermi, la Roma sta investendo tantissimo nella sua struttura amministrativa, la nuova sede all'Eur, nuovi manager che vengono acquisiti come Calvo, mi sembra che è il marketing manager, nuovi manager, figure professionali che vengono acquisite per sviluppare questo brand e per far sì che la Roma venga riconosciuta a livello internazionale. Questo, ragazzi, è un grandissimo riconoscimento, quello di essere inserito tra i 16 club fondatori di una Superlega nel 2024. Chiaramente, ragazzi, deve essere anche tutto questo supportato dalla presenza in Europa, quindi è importantissimo giocare le coppe europee, è importantissimo fare bene in campionato, ma ci sono anche altri mercati che vanno aggrediti, o c'è un altro tipo di ragionamento che va fatto. Il Napoli, per esempio, sta facendo molto bene a livello sportivo, ma qualora si dovessero sviluppare queste leghe, si parla, ragazzi, pensate, di cifre spaziali, potrebbe essere data ad ogni club 900 milioni di euro annui, ma sono chiaramente, ragazzi, cifre futuristiche, anche se parliamo del 2024 e il mercato del calcio sta crescendo a 10, 13, 14% annui rispetto a tutti gli altri mercati. Quindi parliamo comunque di cifre elevatissime, ma non so, magari potrebbero anche essere confermate. Comunque parliamo di flussi di denaro che potrebbero, diciamo, tagliare fuori, da cui il Napoli potrebbe essere tagliato fuori. Perché? Perché non si presenterebbe in quel momento come un club forte dal punto di vista del brand e della riconoscibilità dal punto di vista internazionale. È chiaro che nel momento in cui si va a sviluppare questa competizione che vuole attrarre denaro nel mondo, è importante avere i club che sono riconosciuti nel mondo. Come ci si arriverà, le norme, tutto quanto, chi potrà accedere, non lo sappiamo ancora, ragazzi, ma questo sarà veramente una svolta per il calcio mondiale e europeo. Comunque, ragazzi, con questo ho concluso, per non farla troppo lunga, ci sarebbe molto da parlare. Se avete domande, fatemele nei commenti, io vi saluto. Condividete il video, ragazzi, condividete il video. Oggi vi chiedo di condividere questo video. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.